Paolo Arrigoni, il provvedimento sulle bollette elettriche che dovrebbe portare un'agevolazione per le imprese del nostro paese porta qualche ostacolo invece secondo la Lega Nord, perché? Ma innanzitutto è un decreto eterogeneo, non è il primo e nella logica di Renzi ha dei profili di incostituzionalità, ancora una volta il presidente Napolitano non dice niente, è ancora una promessa di tante cose ma di sostanza non c'è nulla. Per esempio ritorna l'anatocismo, che cos'è? È il calcolo degli interessi sugli interessi dei conti correnti, era una cosa che la legge di stabilità a dicembre aveva abolito, chissà perché Renzi, forse su spinta delle banche, lo reintroduce. E poi c'era la famosa promessa della diminuzione del 10% delle bollette elettriche per le imprese, cosa scopriamo? Che solo il 15% ne beneficerà, l'85% zero sconti, ma a costo di cosa? Praticamente viene penalizzato enormemente il campo delle rinnovabili, soprattutto coloro che hanno investito con pannelli fotovoltaici, gli incentivi vengono spalmati in molti più anni, c'è una ribellione in corso soprattutto da parte dei fondi di investimento stranieri e qui c'è il rischio che le pezze siano peggiori, voglio dire, della malattia. E anche un attacco nei confronti di coloro che hanno investito in questi anni su impianti ad alta efficienza energetica. Quindi tante promesse che si traducono in pochi fatti, l'ennesimo bluff di questo governo di Renzi.